Mi presento, sono Agresta Ferdinando, sono un membro del consiglio direttivo dei medici di bordo. Sì, è primario chirurgo in un piccolo ospedale sperduto del Basso Polesine, Adria, provincia di Rovigo. Sì, sono Isabella Susi De Martini, neurologo universitario, parlamentare europeo, commissione esteri e bilancio. Buongiorno a tutti, sono Enzo Calabrese, presidente del Collegio dei Probiviri dell'Associazione Nazionale Medici di Bordo e tutti gli altri giorni faccio il primario FF al momento a Ragusa dopo averlo fatto per 7 anni a Rimini. Ecco, primario ORL, primario otorino-laringoiatra. Siccome il tempo, cominciamo a non perderlo sin dall'inizio, il primo a parlare è l'amico Chette, che ci illustrerà i dispositivi sovraglottici come valida alternativa all'intubazione orotracheale. Buon pomeriggio, grazie ai moderatori, grazie soprattutto a Paolo Cremonesi per il cortese invito, che è per me un'occasione di un importante riavvicinamento all'associazione dopo anni di forzato allontanamento. E mi è stato chiesto di trattare l'argomento dei dispositivi sovraglottici, argomento dei quali non ho conflitti di interesse, e di vedere un attimo la situazione con il confronto dell'intubazione tracheale, vale dire una manovra che in emergenza rappresenta un elemento molto importante, però vediamo se riusciamo a farlo andare avanti. No, temo che non vada, vi devo chiedere cortesemente, eccolo, grazie. Ovviamente l'accesso alle vie aeree rappresenta indiscutibilmente una sfida importante, in particolar modo quando siamo in emergenza, in particolar modo per tutti coloro che inevitabilmente non lavorano quotidianamente con le emergenze e con la necessità di accesso alle vie aeree, per cui trovare strumenti alternativi in grado di mettere tutti nelle condizioni di garantire il minimo necessario, che vale dire per vietà e ossigenazione, è assolutamente fondamentale. Avanti, grazie. In effetti, se noi andiamo brevemente a rivedere le situazioni, stavo guardando se c'è il pointer, tutte le situazioni a partire dal BLS pediatrico adulto alle manovre avanzate al trauma, la pervietà delle VR è il primo step che è assolutamente indispensabile, quindi già questo ci riporta sull'importanza del perché le VR vanno protette e vanno garantite. E se andiamo a vedere da un punto di vista clinico alcuni dati, un dato in particolare che è datato ma che mantiene assolutamente la sua validità: l'ipossia uccide. Per questo motivo noi dobbiamo essere in grado, nelle situazioni di emergenza, quando necessario, di garantire la pervietà delle vie aeree in modo tale da mantenere ossigenazione e scambio di anidride carbonica come adeguata ventilazione. Più un paziente ipossico, in particolar modo come in questo caso si è traumatizzato, peggio è la situazione. Se noi andiamo a vedere la gamma di quello che il commercio ci offre, in realtà c'è una ampia, appena compare la diapositiva, forse un altro click, ti ringrazio, c'è un'ampia gamma sulla quale non mi soffermerò su ciascuno, diventerebbe ridondante, però mi fermerò sui principali dispositivi per illustrare pro e contro, ma l'obiettivo mio di questa breve chiacchierata e presentazione è di arrivare a illustrare quali potrebbero essere i dispositivi o il dispositivo che insieme, in una valutazione separata, verrà fatto con il direttivo, in modo tale da fare la scelta più adeguata, più appropriata dello strumento. Dalla cannula orofaringea, la più semplice, alla cannula rinofaringea, al COPA, tutta una versione di maschere laringee, per arrivare poi ovviamente al tubo endotracheale. Avanti, grazie. Yes, no, ci siamo, perfetto. Grazie. Per cui, allora, proviamo a tornare indietro. Per cui, intubazione tracheale, che rappresenta il gold standard, ma è noto a tutti, anche gli specialisti, anestesisti, rianimatori, che richiede un lungo addestramento. È difficile, e ovviamente abbiamo situazioni anatomiche differenti. Se il paziente non è in arresto cardiaco o in coma molto profondo, dobbiamo somministrare farmaci e curare. La cosa è estremamente complessa, in mani ovviamente non esperte. E se la manovra è prolungata può determinare ipossia. E ci sono tutta una serie di complicazioni. Quindi l'intubazione tracheale rappresenta il gold standard, ma non è certo la manovra più semplice che possiamo utilizzare tutti quanti.
Sì, sì, a posto, sì, grazie. Brevemente, alcuni strumenti, da quelli un po' più vecchi, la cannula orofaringea cuffiata è sicuramente molto semplice, consente la ventilazione con pallone d'ambu, però non protegge da rigurgito e c'è una difficoltà, ovviamente, scusate, ma il... non protegge da rigurgito e c'è ovviamente una difficoltà di identificare del rigurgito alla cuffia, con l'inserimento della cuffia. Il vomito può rimanere in bocca, è uno strumento che ha i suoi anni, non è uno strumento che è stato diffuso nelle nostre realtà. Il CombiTube, anche questo è uno strumento che è stato visto di più nelle realtà statunitensi. Senza voler scadere in volgarità, ma essere assolutamente limitati a trachea ed esofago, qualsiasi buco va bene. Cioè, nel senso che noi lo mettiamo in esofago, lo inseriamo dentro, tendenzialmente è orientato a finire in esofago, viene cuffiato, e la figura qua centrale, i multicomandi sono effettivamente... No, cercavo il pointer, il laser. Nella figura centrale, se viene inserita in esofago, ovviamente va cuffiata la cuffia sotto e la parte centrale permette l'inserimento dell'aria in trachea. Se per caso invece viene inserito nella terza figura, viene inserito direttamente in trachea, quello ovviamente permette una ventilazione adeguata. Quindi uno strumento sicuramente versatile, ma non ha trovato ampi spazi da un punto di vista di utilizzo nelle nostre realtà. Andiamo pure avanti. La maschera laringea è lo strumento che, soprattutto in ambito anestesiologico, da circa 30 anni ha avuto la massima diffusione, però è uno strumento fondamentalmente di sala operatoria, perché in qualche modo, andiamo pure avanti, nelle immagini che seguono, è uno strumento che richiede addestramento, va inserito, tenuto come una penna, va lubrificato nella parte esterna dell'immagine superiore, quindi al dietro della cuffia che va gonfiata, va inserito con le dita, ha una serie di manualità che non rendono immediatamente diffusibile questo strumento in una pratica di emergenza, tenendo conto che le condizioni dei pazienti che possiamo trovare possono essere anche ambienti angusti, il bagno, la cabina, le posizioni laterali, e quindi non è uno strumento immediatamente semplice da utilizzare. Puoi andare pure avanti, grazie. Per cui è sicuramente una valida alternativa, andiamo avanti, però anche questo richiede addestramento, spesso richiede sedazione anche se lo stimolo è minore rispetto a un tubo tracheale, e in questo caso voi vedete che la maschera laringea si colloca, mi spiace, vorrei avere un pointer per illustrare, no perché vedete, questo qua non... Grazie, di non rimanere dietro al computer. Praticamente la maschera laringea si colloca andando ad avere il suo lumen nei confronti e in prossimità della trachea. È uno strumento sicuramente valido che ha trovato molti sviluppi anche da un punto di vista di variazioni di strumenti alternativi. Questa è quella tradizionale. Per cui la tradizionale, sono emerse nuove alternative come quella intubabile, attraverso uno stiletto può essere inserito il tubo endotracheale, una maschera ProSeal con un inserimento di un tubo anche a livello esofageo, e poi una fast track che attraverso una guida mi consente una conformazione particolare, alla quale può essere aggiunto anche un monitor, che consente ovviamente una visualizzazione molto più ampia. Però non sono degli strumenti che anche questi hanno trovato una diffusione assolutamente molto molto ampia. Il tubo laringeo è un altro strumento assolutamente, chiamiamolo recente, ma quando parliamo di recente parliamo di una quindicina d'anni circa, che ha trovato un buon corrispettivo come compromesso di facilità di inserimento, è caratterizzato da una doppia cuffia che viene gonfiata unicamente attraverso un siringone in cui sono indicate delle tacche colorate a seconda della misura del tubo laringeo, e non è così fondamentale la posizione per l'inserimento, può essere richiesta una sedazione nel paziente non comatoso
ovviamente non protegge totalmente del rigurgito e ha sicuramente una capacità e una facilità di inserimento maggiore rispetto alla maschera laringea e richiede un addestramento assolutamente molto, molto limitato. E di questo abbiamo avuto anche un'esperienza, diciamo, diretta del nostro gruppo, anche pubblicata su riviste internazionali. Il tubo laringeo, come vedete, per andare a vedere di nuovo uno spaccato della testa, si colloca e va tendenzialmente in esofago, alla cuffiatura si gonfiano entrambe le cuffie, quella distale e quella prossimale, e il lume attraverso passa l'aria, ovviamente va in corrispondenza dell'aditus ad laringe. Anche questo ha una ragionevole, discreta fissità quando diciamo incerottato proprio alla bocca, e soprattutto richiede un addestramento molto, ma molto rapido, molto limitato. Oggi fa veramente indietro, grazie. L'evoluzione della maschera laringea, uno degli ultimi prodotti emersi nei primi anni 2000, è stata la cosiddetta maschera laringea Supreme. Ha un vantaggio rispetto alla maschera laringea tradizionale, nel senso che è stata creata una curvatura preformata, piuttosto rigida, sebbene ancora con un grado di flessibilità, una parte molto rigida che è quello che va a collocarsi a livello dell'arcata dentale per evitare la chiusura nel caso di trisma o di bocca serrata, e consente un posizionamento anche a pazienti che non sono necessariamente supini. In realtà la maschera laringea Supreme ha avuto un qualche spazio, perlomeno così era stata proposta e introdotta, anche nel campo della traumatologia, cioè quando ci si trova con malati in condizioni di incarceramento seduti, e questa ovviamente consentiva anche questo tipo di utilizzo, per cui la posizione è molto meno determinante e l'addestramento è più limitato, per cui il paziente, anche non in posizione supina, richiede gonfiaggio della cuffia. Allora questa è una caratteristica di tutti questi dispositivi, che in un qualche modo, quando ci si trova anche in emergenza, la rottura della cuffia, così come la rottura di una cuffia di un tubo endotracheale, diventa una criticità che impone ovviamente la sostituzione del dispositivo, e per questo ovviamente può essere in un qualche modo una limitazione. Quello che abbiamo di particolare è anche che c'è una discreta quantità di documentazione scientifica, cioè ci sono diversi lavori che parlano di questa maschera laringea, ve ne accenno tra poco. Andiamo pure avanti, grazie. E uno dei prodotti più recenti è la cosiddetta maschera laringea iGel. È stata in realtà un'innovazione perché presenta una conformazione diversa, molto quasi rettilinea, però flessibile, spero si riesca a vedere nonostante la luce che c'è la possibilità ovviamente di curvarla con una certa maneggevolezza, ha una cuffia gelata, cioè praticamente di materiale di tipo simil gelatinoso, che non occorre che venga cuffiata, praticamente viene inserita così come si trova, e ha una particolarità di avere un uncino che è quello che si va a agganciare all'epiglottide. Nell'immagine successiva, questa, vedete che in pratica una volta che viene posizionata, questo uncino, che è un dettaglio della maschera, va ad ancorarsi all'epiglottide. In questo modo la maschera viene agganciata, ha una sua discreta fissità, ma soprattutto è un dispositivo che viene preso dalla confezione con la misura adeguata, e ce ne sono in realtà poche con un'ampia gamma di utilizzo per diverse conformazioni anatomiche, non fa altro che essere inserita non avendo nemmeno necessità di gel o di lubrificante. Questo secondo me è sicuramente una situazione non trascurabile. Se andiamo a vedere un momento la letteratura di questi dispositivi, i primi, andiamo pure avanti con queste quattro immagini, negli anni 2000, primi anni 2000, fondamentalmente la letteratura ci parlava della maschera laringea, e quindi le esperienze erano legate fondamentalmente all'utilizzo da sala operatoria. Noi abbiamo scritto in realtà la prima esperienza dell'utilizzo del tubo laringeo in emergenza extra ospedaliera da parte di personale
non preparato, avevamo gli infermieri che sono stati addestrati con un addestramento minimo di 30 minuti e abbiamo riportato, trovati i lavori ovviamente su resuscitation, ma ovviamente io ho accennato a questi lavori per dare modo a tutti quanti, visto che rimangono gli atti di documenti, di poter verificare, cioè di andare a documentarsi ognuno sulla letteratura esistente. Quello, andiamo pure avanti, quello che abbiamo di recente rispetto agli ultimi anni sono in realtà degli studi anche di confronto tra questi ultimi dispositivi che vi ho dimostrato, vale dire maschera laringea Supreme e la iGel. Le condizioni, diciamo, sono differenti, possono essere sperimentali o nel manichino o in pazienti anestetizzati, ma fondamentalmente, andiamo pure avanti, grazie. Andiamo pure avanti sull'ultima. Ho riassunto in questa diapositiva le informazioni più importanti da un punto di vista di utilizzo e di vantaggi di questi strumenti. Vale dire, entrambe, la maschera laringea Supreme e l'iGel, sono apparsi dei validi dispositivi che consentono delle percentuali di corretto inserimento superiori al 90% nei primi due tentativi. E questo è un elemento estremamente importante per garantire a chiunque la mette con il minimo di addestramento e di esperienza di avere una percentuale alta di successo. Un'adeguata ventilazione, la cosa importante ovviamente è ottenere l'obiettivo, quindi per vietà ventilazione e ossigenazione, ma soprattutto limitate perdite d'aria, perché ovviamente anche ventilazione con sfiato dalle cuffie comporta una ipoventilazione. Quindi sono tre caratteristiche che queste maschere hanno rappresentato. I lavori parlano ovviamente in maniera diversa a seconda del metodo utilizzato e degli endpoint degli studi. In uno studio riferiscono leggermente superiore la Supreme, negli altri ne parlano in maniera, da un punto di vista numerico di dati, in maniera migliore l'iGel rispetto alla Supreme. Andiamo pure avanti. Quello che vi voglio illustrare in maniera molto semplice, però indipendentemente dal dispositivo sovraglottico e dal dispositivo sovraglottico che sarà poi appannaggio e utilizzo a bordo delle navi, è questo. C'è una sequenza che va ricordata perché è quello che poi portavamo anche quando abbiamo iniziato i corsi ALS e CLS ancora più di 10 anni fa. Uno, iniziare sempre con una ventilazione con pallone ambu e cannula di Gödel. Non partire subito con uno strumento perché il paziente va prima di tutto ventilato e ossigenato. Seconda cosa, il monitoraggio. Se il paziente non è in arresto, ricordiamoci sempre di monitorare frequenza cardiaca, quindi ECG, saturimetria, pressione arteriosa e la raccomandazione forte che do è anche sulla capnografia, qualora ovviamente ne avessimo la disponibilità, e in particolar modo la capnografia, ricordiamoci che nell'arresto cardiaco è strumento essenziale, fondamentale per monitorare la qualità delle manovre rianimatorie. Quindi, una volta fatta e garantita la ventilazione iniziale con ambu e cannula e maschera, far predisporre il dispositivo sovraglottico, non spendere più di 30 secondi nei tentativi, alla stregua di un tubo endotracheale. E se la manovra, una volta inserito il tubo, non dovesse sortirmi efficacia nella ventilazione, toglierla, riventilare con ambu e riprovare nuovamente. Dopo l'inserimento, controllare la ventilazione ascoltando ovviamente epigastrio, apice-apice, base-base. Questa sequenza, vi ricorderete da quando abbiamo fatto i corsi, che è funzionale il fatto di ascoltare già con la prima ventilazione se il tubo non è nello stomaco. Quindi non è una sequenza fine se stessa, ma una sua motivazione per evitare di insufflare lo stomaco. Fissare il dispositivo, ricontrollare la ventilazione e monitorare sempre strettamente il paziente. Sono sequenze e manovre che sembrano molto banali, molto scontate, ma non sempre si applicano, vengono applicate in maniera così pedissequa. Ed è molto importante perché ci permette, uno, di ventilare, ossigenare e prepararci adeguatamente all'inserimento di qualsiasi dispositivo vogliamo inserire. Pertanto, se vogliamo fare una breve conclusione, una conclusione di questa breve trattazione, possiamo dire che la pervietà delle vie aeree è fondamentale per garantire ventilazione in pazienti apneici o ipoventilanti e di conseguenza ossigenazione. L'intubazione rimane il gold standard, ma la lasciamo in mano a chi ne è ovviamente perfettamente competente. Non significa che l'intubazione non deve essere utilizzata.
Quello che raccomandiamo anche è che anche anestesisti esperti che si possono trovare in difficoltà con un tubo endotracheale possono trarre giovamento con una ventilazione, un inserimento iniziale di un dispositivo sovraglottico e poi passare in condizioni più adeguate all'inserimento di un tubo endotracheale. I dispositivi sovraglottici sono pertanto, per dare una risposta al titolo, una valida alternativa per garantire un'adeguata perviità delle vie aeree e un'altrettanto efficacia ventilazione. Pertanto, ripetendo quello che ho accennato prima, verrà valutato insieme con la direzione dell'associazione gli strumenti che risponderanno in maniera più adeguata ai requisiti richiesti di semplicità, efficacia, di documentazione scientifica, che è quella che ci dà la possibilità di avere un supporto scientifico delle iniziative intraprese. Con ciò vi ringrazio per l'attenzione, spero di aver guadagnato almeno 2 minuti e buon pomeriggio.